scusate. Ah, sentite, scusate. Il nostro obiettivo è condividere in questi 20 minuti un po' quelle che sono le nostre esperienze raccolte in questi anni. Come diceva giustamente Paola, siamo di fronte a un cambiamento importante a livello di processo, sicuramente sistemi di formatura, sistemi chiaramente anche alla base della logistica stanno cambiando il nostro modo di pensare e sicuramente il fine linea è all'interno di questo cambiamento. Noi oggi presentiamo alcune novità che abbiamo messo a terra, che saranno parte integrante della nostra proposta sul mercato, definendo la nostra linea una linea di finitura digitale sostenibile. Sostenibile perché, come vedete in questo tipo di slide, ovviamente ci troviamo di fronte a una modularità. Chiaramente il sistema ovviamente di lavorazione presenta un fronte 120, 160 e 180 e successivamente ovviamente grazie all'utilizzo di sistemi di taglio a secco e di squadratura vengono poi rimodellati per il mercato finale. Una lavorazione di finitura che è sempre più legata alla parte di logistica. Una linea che deve essere pensata e studiata insieme con voi per essere estremamente dinamica, digitale, sostenibile, efficiente e interconnessa. Dinamica perché sempre di più, come abbiamo visto anche in queste presentazioni e abbiamo visto al CERSAIE, sempre di più ovviamente ci viene richiesto una personalizzazione più alta del nostro prodotto, lotti sempre più piccoli, una riduzione del ciclo vita del prodotto sempre più breve e ovviamente un'interconnessione, perciò una crescente complessità del prodotto. Quando parliamo di finitura, ovviamente ormai ci piace essere parte integrante dello sviluppo del prodotto, perciò ci piace definire la parte di finitura finale del nostro semilavorato come parte integrante della progettazione, perciò è sempre di più in, ovviamente in una interconnessione con la parte pre-forno, con la macchina e la decorazione digitale. Perciò sempre di più queste finiture, come vedremo, si incontrano per ovviamente abbellire e dare funzionalità estetica alla nostra superficie. Il concetto di finitura sostanzialmente si suddivide in tre fasi, una fase che conosciamo di asportazione, una fase di finitura e una terza fase di funzionalità della nostra superficie. Ad oggi sostanzialmente diamo valore aggiunto al nostro semilavorato attraverso finiture definite lappature in cresta, lappature lucide a campo pieno, lappature a campo pieno satinate. Ultima novità del quale i miei colleghi di Surface successivamente approfondiranno quello che riguarda la tematica è il World of Finish, o denominato WOF. Sostanzialmente è un nuovo concetto di finitura che si differenzia dalla precedente in quanto ovviamente attraverso un ciclo di una ricetta possono essere creati degli intervalli di tempo dove ovviamente attraverso ovviamente dei parametri vengono utilizzate determinate teste per dare una unicità alla nostra superficie. E adesso andiamo a quello che è il nostro focus tecnologico. Abbiamo messo a terra in questi mesi due grosse importanti diciamo concetti tecnologici. L'Heavy Compact, impianto che sarà avviato per i primi di novembre presso un nostro cliente a pochi chilometri di distanza da qui, macchina brevettata, e Super Shine Plus, macchina già installata presso tre clienti del comprensorio, anche questa altrettanto brevettata. Con l'utilizzo di un video entriamo e analizziamo quella che è la parte e il concetto di BMR di finitura, ovviamente introducendo l'Heavy Compact e quello che vuole essere la nostra filosofia di approccio tecnologico.
Ecco, Lady Compact, come dice la parola stessa, abbiamo l'obiettivo di compattare questa lavorazione. Una lavorazione che ovviamente porta oggi via un numero importante di metri a livello produttivo. Oggi siamo in grado di portare questa lavorazione che precedentemente veniva fatta con 20 teste, con circa 17 metri, oggi ovviamente ripetiamo questa lavorazione con 10 metri. Questa macchina è brevettata, come detto, ha due punti paralleli, brandeggianti, sulla stessa struttura. Come abbiamo visto nel video, questi 45% di spazio che noi recuperiamo si trasformano anche in un 70% ovviamente di corsa in più rispetto a un sistema tradizionale. Come vediamo in questa slide, dove evidenziamo la parte di maggior copertura, grazie a questa corsa siamo in grado di poter toccare in modo più uniforme la nostra superficie, dando ovviamente una maggiore asportazione in uno spazio più ridotto. Altra parte importante del nostro nuovo concetto di finitura è abbinare ovviamente al lato macchina un sistema di profilazione che abbiamo denominato simulatore Leviga. L'obiettivo è quello di andare a raccogliere tutti i parametri di lavorazione, a partire dalla velocità, dal numero di, ovviamente, di teste, dal diametro delle teste, dal tipo di utensili, per cercare di creare una informazione preliminare che possa sicuramente aiutarci a individuare il corretto settaggio di lavorazione e di copertura. Nuova interfaccia grafica. Anche qui, ovviamente, per un impianto interconnesso, abbiamo deciso di fare un importante investimento sotto l'aspetto, diciamo, della logica. Siamo passati a una logica PC, dove il sistema mi permette oggi di avere sotto controllo tutte le informazioni a livello digitale, dalla singola testa, dal ciclo vita dell'utensile, dalla velocità di rotazione e eventualmente da quello che riguarda il corretto assorbimento di lavorazione ed eventualmente creare un'eventuale retrazione. Differenziare la fascia di utilizzo, perciò posso, a seconda delle caratteristiche del mio semilavorato, cambiare ovviamente la fascia di lavorazione facendo lavorare la mia testa in un determinato punto della mia superficie. Abbiamo dotato tutte le teste di un inverter, proprio nell'ottica di creare una maggiore sostenibilità. Ci siamo resi conto, come è successo poi nell'orto squadratura, che l'abbinamento ovviamente su ogni singola testa di un inverter ci permette di recuperare energia a nostro favore e di allungare il ciclo vita del singolo utensile. Controllo dell'assorbimento. Con un set point predefinito sono in grado chiaramente di creare una mia retroazione sul sistema. Perciò a variare del mio assorbimento, senza ovviamente intervenire manualmente, in modo digitale, ovviamente la macchina mi corregge il mio assorbimento. Cambio abrasivo. Grazie a un'azione meccanica ed elettronica sono in grado ovviamente di supervisionare lo stato di avanzamento dell'usura del mio utensile e avvisare il mio operatore per un cambio utensile in modo preventivo. Dopo la fase di finitura abbiamo la fase di acidatura. Perciò ovviamente duplice funzione, quella di ovviamente di creare un attacco, diciamo un trattamento all'attacco acido e di preparare il mio poro ovviamente alla fase di finitura e funzionalità. Da qui nasce Super Shine Plus. Super Shine Plus è l'esperienza di oltre 150 macchine installate nel mondo. Siamo stati fra i primi a introdurre questo tipo di concetto a secco e l'abbiamo ulteriormente migliorato grazie ovviamente alla collaborazione con alcuni nostri clienti. Abbiamo allungato il concetto della macchina, perciò in un effetto in cui abbiamo accorciato la fase di asportazione abbiamo modificato il concetto di finitura, portandolo a 12, 16 e 20 teste a seconda del tipologia di formato e tipologia del prodotto di mercato e destinazione del nostro cliente. Super Shine Plus è un insieme di brevetti che ci porta a gestire in modo meccatronico e chimico questo tipo di processo. Configurabile perciò con, in questo esempio, con 12 teste, perciò ho a disposizione 7 teste di stesura o in alcuni casi 9 teste di stesura e 3 teste dedicate al lavaggio. Andiamo a vedere quelli che sono i diversi optional presenti all'interno di questa soluzione.
doppio prodotto. Questo perché? Perché effettivamente in queste innumerevoli esperienze ci siamo resi conto che è cambiato, proprio perché a monte il grande apporto dei colorifici e la continua evoluzione del nostro semilavorato ci porta a vedere un concetto di dosaggio diverso. Se inizialmente eravamo nati con un monoprodotto, oggi stiamo notando che c'è una necessità più attenta di dosare più prodotti. Attraverso pompe peristatiche, perciò di alta precisione, siamo in grado di dosare un prodotto A nella prima fase, che potrà andare a coprire la mia porosità, e un prodotto B dedicato a un'eventuale funzionalità della mia superficie. Prodotto che viene controllato in modo ovviamente scientifico, dotando la macchina di un sistema di stoccaggio e controllo del mio prodotto, dove ovviamente mi permette di avere la certezza di avere sempre sotto controllo un prodotto e una densità nota. Un prodotto che viene sempre agitato attraverso un ciclo di agitazione, e di avere 1300 litri a mia disposizione è un livello minimo che mi avverte ovviamente nel momento in cui sono in fase di emergenza. Perciò il sistema ambiente più pulito è prodotto ovviamente sempre controllato sotto l'aspetto chimico-fisico. Altro elemento importante, abbiamo aggiunto il lavaggio in automatico delle singole teste, perciò abbiamo dotato ogni singola testa di un sistema di lavaggio che ci permette in automatico di impostare un ciclo. Perciò al termine della mia produzione le teste verranno portate in un punto zero in cui vengono parcheggiate e parte, diciamo, il ciclo di tempo X in cui ovviamente viene lavata la mia testa, mirando direttamente verso l'utensile e allungando il ciclo vita dello stesso utensile e migliorando la qualità ovviamente di lavorazione. Altro aspetto importante per noi era controllare ovviamente le variabili esterne. Abbiamo dotato questa macchina di un sistema di controllo temperatura, un pirometro all'ingresso e un pirometro all'interno della nostra struttura, con l'obiettivo di controllare una soglia di temperatura decise insieme con il cliente e l'additivista, sul quale ovviamente il processo deve lavorare, in modo ovviamente di raggiungere sempre e di mantenere la temperatura ideale di lavorazione del nostro prodotto. Andando incontro a quello che è la dinamicità, perciò al pensiero di una linea che sia ovviamente il più flessibile e adatta, questa linea deve andare incontro a quelle che sono le esigenze che abbiamo visto precedentemente, perciò abbiamo dotato di martinetti di inverter proprio per aiutare in questa fase la macchina a compiere anche altre, diciamo, funzionalità estetiche. La stessa, diciamo, denominazione del Super Shine nasce per un super gloss, ma oggi grazie ovviamente all'inserimento di questi martinetti e di questi inverter siamo in grado di emulare eventuali, diciamo, trattamenti tradizionali per andare ovviamente a recuperare prodotti satinati. Controllo dell'acqua. Ecco, questo è un altro aspetto importante verso un concetto di sostenibilità. Il concetto iniziale della Super Shine prevedeva un utilizzo di circa 30 litri di acqua al minuto per la fase di lavaggio. Grazie a questo tipo di approccio, oggi la macchina è in grado di gestire microdosaggi di acqua che sono passati a 2 litri al minuto. Perciò abbiamo abbattuto in modo molto importante l'utilizzo dell'acqua in questa fase di lavaggio. Altra parte importante ci vede nella visione. Sostanzialmente è un po' una nostra caratteristica, abbiamo denominato tutte le nostre proposte con il concetto Vision, in quanto all'interno della nostra struttura, diciamo, aziendale abbiamo la nostra azienda Ital Vision, che è fra i leader nei sistemi di visione, col quale abbiamo sviluppato un sistema brevettato a fine lavorazione, posto come controllo oggettivo della lavorazione. L'obiettivo è iniziare gradualmente il percorso fatto sulla squadratura, perciò iniziare ad avere dei sistemi oggettivi che certificano le nostre lavorazioni. Questo modulo è suddiviso in due attività, quello per il gloss e quello per i graffi. Inizialmente sarà un sistema disconnesso dalla Super Shine, perciò a supporto dell'operatore, con l'obiettivo di interconnetterlo un domani, ovviamente direttamente con la Super Shine. Analizziamo il primo modulo. Anche questo patentato, perciò brevettato, modulo del gloss che mi permette di avere distribuito nella mia superficie n glossimetri
con intervalli ovviamente di lettura di 50 mm. Immaginiamoci il grande vantaggio che abbiamo sulle superfici 1200x2004, 1600x3200 o 1800x3600. Eravamo abituati e siamo abituati oggi a estrarre a spot la nostra superficie attraverso un bancalino, perciò una ogni tanto viene verificata ovviamente per la sua corretta distribuzione. Qui in real time, perciò posto in diretta, potremo certificare, identificare la qualità del nostro prodotto una su una, distribuendo attraverso ovviamente la mia mappatura del colore la corretta uniformità colorimetrica del mio delta e del mio gloss. Perciò l'utente finale, perciò il cliente, potrà addirittura anche creare un codice in cui identifica che la lastra Siki Marco prodotta il 17 ottobre alle ore 17:20 aveva quel delta E di tolleranza. Perciò iniziamo a dare un salto qualitativo di valore aggiunto al nostro semilavorato. Altra fase che prevede all'interno di Shine Vision è quella legata ovviamente al controllo dei difetti. L'obiettivo è, attraverso ovviamente un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale, è quella di ovviamente discriminare lo sporco sulla superficie, andando a escludere ovviamente la parte della grafica attraverso il nostro algoritmo e concentrandoci su quello che riguarda le imperfezioni, perciò andando a identificare quelli che sono i difetti estetici creati dalla stessa lucidatura. Perciò anche qui l'obiettivo è sempre di più mappare il nostro semilavorato, che entrerà eventualmente in un magazzino o finisce alla cosiddetta famosa signora Maria, ovviamente con la sua carta qualitativa del prodotto. Perciò sempre di più una fase più attenta di visione, alzando il valore della finitura e dando ovviamente al nostro, attraverso le tecnologie di BMR, una certificazione di processo. Grazie per la vostra attenzione. Oltre a tutto l'aspetto legato alla digitalizzazione, appunto all'ottimizzazione della fase logistica di cui parlavi adesso, mi confermavi comunque che driver della vostra ricerca in azienda continua a essere la sostenibilità del processo, è corretto? Assolutamente. Come è successo all'inizio del percorso della squadratura da secco, abbiamo avuto un momento, chiamiamolo, di conoscitivo della tecnologia, poi siamo arrivati a creare una squadratrice oggi totalmente automatica, perciò concepita ovviamente all'esterno della cabina, siamo in grado oggi di remotare qualsiasi lavorazione, perciò concedendo all'operatore una fase di supervisione esterna e più ovviamente digitalizzata. Il nostro percorso oggi in azienda è quello di fare la stessa trasformazione sulla parte finitura. I due concetti che abbiamo messo a terra grazie al nostro ufficio tecnico, Levi Compact, dal mio punto di vista rappresenta una grandissima novità, Paola, perché è un brevetto esclusivo. Tutte le altre macchine che oggi sono state presentate diciamo, nella fase di finitura rispecchiano un concetto già utilizzato nelle pietre. Oggi questo è un concetto che nasce a Scandiano, presso il nostro ufficio tecnico, che sostanzialmente è quella di compattare la lavorazione. Compattare vuol dire risparmi di acqua, risparmi di energia, risparmi di spazio. La nostra presunzione è quella di riuscire sostanzialmente a presentare a breve al prossimo Tecna una linea ovviamente che possa, a parità di metri quadrati, avere un impatto economico ed energivoro più rispettoso su quello che riguarda l'ambiente e la sostenibilità. Non diciamo numeri, più rispettoso. Sì. Va bene, grazie mille.